come fargli un ulteriore diverso da Sì, ma è sempre. Metti che un domani in tua cancelletta. Ok, allora ricominciamo con il nuovo argomento che è Meiosix. È un sistema operativo per microcontrollori che è essenzialmente ho scritto io. Allora, prima di tutto introduciamo un secondo i microcontrollori perché bene o male i computer sappiamo tutti come funzionano, ma li abbiamo usati tutti, invece i microcontrollori c'è magari qualcuno che non ha mai provato ad utilizzarli. Dopodiché ci chiediamo come mai può servire un sistema operativo per microcontrollori, ci chiediamo perché non prendere Linux e buttarlo sul microcontrollore, e dopodiché parliamo di un'architettura di Meiosix, delle librerie e un accenno allo scheduling di control plane, che è quello che ho fatto come tesi della triennale e sto continuando a fare come tesi della specialistica. Allora, cos'è un microcontrollore? Finora, se avete presente l'immagine che avevo mostrato prima di come è fatto un router, trovate un chip sul circuito stampato della CPU, un chip che era flash, e quindi sono tre chip separati, no? Un microcontrollore è un singolo chip, un singolo circuito integrato che contiene al suo interno tutto. Potete vederlo come un computer o una chip. Contiene una CPU, della RAM, una memoria non volatile, di solito anche in questo caso è stata di flash, e delle interfacce per comunicare. Tutti i microcontrollori hanno i GPIO, e ne parlavo già prima, no? Sono il microcontrollore, lo vedete come un chip con la completa linea di base che contiene la consegna di silicio che esegue le operazioni, dove ci sono i transistor. All'esterno vi trovate questi pinini, che sono dei terminali in metallo, dove ci potete saldare di video, o potete saldare su un circuito stampato. Questi pinini, alcuni sono di alimentazione, altri dei clock, altri hanno funzioni particolari, ma la maggior parte dei pinini di un microcontrollore sono GPIO. Sono dei pinini che potete controllare via software. Questo è bello, cioè, contrariamente dopo ad un PC, che serve per interagire con un essere umano, un microcontrollore è pensato per interagire con altri dispositivi elettronici. Quindi avete questi piedini, li potete controllare via software. L'esempio più semplice è se le mettete come ingresso potete leggere il valore, quindi accettate il pulsante e sapete via software se qualcuno ha avuto il pulsante o no. Li mettete come uscita e potete controllare dei dispositivi, li potete mettere a livello logico 0,1, 0 e 0 volte 1 nella tensione di alimentazione 5 volte, 1 volte 3, così è. La maggior parte dei microcontrollori hanno anche delle interfacce specializzate, gli ADC, se volete leggere un segnale analogico non vi basta un GPIO, perché l'ingresso che può leggere un GPIO è digitale o 0,1. SPI, 2G, UART o USB sono tutte interfacce di comunicazione, diciamo. USB la conoscete tutti, se volete fare un dispositivo che comunica con un PC avete bisogno di un microcontrollore via USB, cioè un microcontrollore che ha una periferica USB. Tutte queste interfacce in realtà sono, le possiamo vedere quasi come degli acceleratori Apple, nel senso che quasi tutte queste interfacce le potete implementare via software utilizzando solamente i GPIO. SPI invece sono facili, guarda un po' di problemi di timing, USB ci sono dei pazzi che l'hanno fatta. La trovate per gli AVR, diciamo, gli AVR per lungo tempo non avevano una periferica USB, adesso l'hardware si è un po' svegliata e ci sono dei buoni programmatori che con un po' di programmazione server e un po' di altri trucchetti, overclocking e robe varie sono riusciti a fare un'implementazione USB utilizzando solo i GPIO. Ok, dov'è la fregatura, diciamo? Avete un solo chip che ha dentro tutto. La fregatura è che, ok, avete tutto, avete una CPU, avete della RAM, avete della flash, ma ne avete. I microcontrollori si possono dividere in due categorie, poi non è vero, cioè nel senso, ci sono alcuni tipi di microcontrollori che sono un po' borderline tra le due, oppure microcontrollori 16 bit, ma al giorno d'oggi quelli più diffusi sono o microcontrollori 8 bit molto piccoli, con pochi kilobyte di memoria flash e poche centinaia di byte o pochi kilobyte di RAM, e ho una frequenza di clock di 10-20 MHz, l'Arduino è un esempio, lo vedremo, con microcontrollori a 32 bit, basati su architetture più standard come la ARM. Per standard si intende che trovate diversi vendor che forniscono microcontrollori e sono tutti basati su ARM, mentre quelli basati su 8 bit, se cambiate vendor, l'istruzione è sempre diverso e quindi vi serve un compilatore diverso.
questi hanno risorse, diciamo, più consistenti. Avete anche più di un centinaio di kilobyte di RAM, è più facile che vi trovate con 8-16 kilobyte. Notate che non stiamo parlando di megabyte ma di kilobyte, siamo scesi di un ordine di grandezza. I recenti si stanno rispondendo anche ai microcontrollori con 128K di RAM, che dal punto di vista di un programmatore embedded sembrano tantissimi, e con flash da qualche decina a qualche centinaio di kilobyte. Il massimo un po' di tempo fa era 512K, adesso raggiungiamo, superiamo il megabyte. Il clock vale da qualche decina di megahertz a 300 megahertz, quindi bisogna un po' entrare nell'ottica, diciamo, rispetto ad un PC o rispetto ad un cellulare, un router wireless, adesso siamo scesi e il salto in giù si vede. Perché un sistema operativo per microcontrollori? Come abbiamo detto, i microcontrollori hanno poche risorse. Perché uno vorrebbe prendere un sistema operativo e farlo girare sul microcontrollore invece di programmarlo in bare metal? Bare metal si intende proprio una cosa abbastanza comune ancora, oggi per i microcontrollori. L'ambiente di sviluppo vi fornisce di solito C++, qualcosa del genere, avete un main, non c'è sotto nessun sistema operativo, quindi fate boot, parte il vostro main e ci scrivete il vostro codice dentro, diciamo. Prima risposta, perché è sicuro? Perché uno vorrebbe alzare il livello di estrazione e mettere un sistema operativo, è che i microcontrollori stanno cambiando. Negli anni 90 c'erano soprattutto microcontrollori 8-bit. Qui un esempio particolarmente piccolo, diciamo, PIC16-84, ma molto comune, molto diffuso ai tempi, che aveva solo 68 byte di RAM e un K di flash. Con 68 byte di RAM cos'è che potete fare? Potete fare un vettore di 68 char. Ciao, Pippo, 68, avete finito la memoria. Ovviamente c'è poi poco da pensare di metterci un sistema operativo in questo caso. Invece adesso con la diffusione del microcontrollore a 32 bit è già più plausibile l'idea di mettere un sistema operativo. La seconda risposta riguarda il multithreading. In un sistema embedded spesso dovete gestire due task contemporaneamente, dovete gestire dei sensori contemporaneamente, l'interfaccia utente, o gestire dei sensori contemporaneamente, no? E quindi dovete fare più cose contemporaneamente. Gli approcci comunemente utilizzati sono polling o utilizzo di interrupt. Adesso, se non fossimo così limitati nei tempi, avevo pensato di scrivere live un paio di esempi di codice, no? Dove facevo vedere proprio che se lo scrivete con il polling, immaginatevi un attimo il serpente, no? Il caso base che volevo mostrare è un'applicazione che quando premete il pulsante, un pulsante qualunque, riceve un impulso sul pulsante e accende il LED per un secondo, banalmente, no? Sembra un'applicazione banale. Vi scrivete il vostro main, fate un po' infinito, if pulsante premuto, condizione dipende dall'app e da tutto, spavente di ghiaccio aperte, LED acceso, delay 1000 millisecondi, LED spento, funziona benissimo. Quando avete un LED, già mettetene due e inizia a diventare un problema, perché se fate la stessa cosa, fate copia e incolla del codice, quando viene premuto il primo pulsante viene acceso il primo LED e il flusso di controllo rimane bloccato nella snip di un millisecondo. Quindi se qualcuno preme il secondo pulsante per un secondo, per tutto il tempo in cui il primo LED è acceso, il microcontrollore non risponde al secondo evento, diciamo, all'evento dall'altro pulsante. Questo si può risolvere utilizzando macchine a stati finiti. L'idea è che avete un main che una volta ogni millisecondo, facciamo, chiama due funzioni. Una funzione cosa fa? Se il pulsante è premuto, setta un flag e attiva un contatore, diciamo, e poi ritorna subito, no? Cioè, setta un flag, accende il LED, imposta un contatore, una variabile di tipo intero, e ritorna subito. Dopodiché, poiché questa funzione viene chiamata ogni millisecondo, al millisecondo successivo decrementa di 1 il contatore, viene inizializzato a 1000, quindi millisecondi un secondo, e poi quando questo contatore raggiunge 0, il LED viene spento. L'idea è che così facendo le funzioni, diciamo, ritornano subito, no? E quindi ne potete chiamare un certo numero di funzioni all'interno di un loop infinito una volta ogni millisecondo, e quindi potete gestire più eventi contemporaneamente. Il vantaggio è che scrivere proprio l'esempio di prima, quello con l'if con un pulsante solo, è facile, no? È quello che scrivereste voi, no? Scrivere tutto il codice come macchina a stati finiti diventa più difficile avere un approccio che non scala quando la complessità dei progetti aumenta, diciamo.
L'altra alternativa invece è l'utilizzo degli interrupt. L'idea è che voi avete il main task che controlla un LED e poi avete l'interrupt che ogni millisecondo, per esempio, interrompe il main task. Gli interrupt sono funzioni, bene o male, che vengono chiamate dall'hardware, no? Ecco, l'interrupt gestisce l'altro LED, ad esempio. La fregatura di questo approccio è che comunque la routine di interrupt va implementata con macchine a stati finiti, perché l'interrupt può interrompere il main task, ma il main task non può interrompere l'interrupt. Questa è la simmetria, diciamo. Se non fate la macchina a stati finiti all'interno dell'interrupt, trovate una slip di un millisecondo, quindi il main task rimane bloccato per un secondo, cioè la slip di un secondo, il main task viene bloccato per un secondo e non risponde agli eventi, diciamo. Quello che serve è creare due thread e avere un sistema operativo che tramite la preemption dà una certa scelta di CPU ad un thread o all'altro. I thread diventano simmetrici a questo punto, il thread A può interrompere il thread B, ma anche il thread B può interrompere il thread A, e a questo punto in entrambi i thread potete scrivere il codice di gestione degli eventi senza mettere la macchina a stati finiti. È un esempio un po' incasinato, diciamo. Mi sarebbe piaciuto mostrarvelo via codice, ma il tempo non c'è. Spero abbiate capito circa il messaggio che volevo trasmettere. Il terzo motivo è la stazione dell'hardware. Sul PC il programma più semplice che fate è print Hello World. Fate un programma di programmare in Python, fate print Hello World, qualcosa del genere, diciamo. C'è un microcontrollore, questo programma può sorprendere all'inizio, ma è già molto complesso, perché ammettendo che state utilizzando un compilatore open source o un compilatore fatto bene, diciamo, che vi offre la libreria del C, quindi fate male, non hanno la libreria del C, c'è il C ma non c'è la libreria, quindi non avete la libreria. Ecco, dovete decidere dove redirigere l'output. Sul PC è evidente, no, della stampa in console. Sul microcontrollore dovete essere voi a dire, ma la redirigo sulla porta seriale, la porta seriale è attaccata al PC e faccio dei bugging così, oppure la redirigo verso il display o con un altro tipo di dispositivo. Dovete scrivere il codice per fare questo, e non è che l'ha scritto qualcun altro al posto vostro. Quindi dovete scrivere questo codice per, da una parte, il driver di periferica, la seriale non è una cosa abbastanza difficile, diciamo, scrivere il codice che gestisce una seriale, è più difficile, diciamo, integrarlo con la libreria standard del PC. Perché voi avete la printf sopra che chiamate dal codice, ma la printf chiama una serie di funzioni e poi sotto c'è una funzione solita del system calls, no? Ecco che dovete implementare voi, che vi trovo, in cui viene passata la stringa, voi la dovete buttare sulla porta seriale. Ok, se la printf è difficile, immaginatevi cosa succede se dovete gestire un fopen, quindi dovete gestire dei file, dovete scrivere un driver di file system, dovete scrivere il driver per la periferica, per esempio una memoria microSD, una chiavetta USB o qualcosa del genere, oppure gestire un dispositivo USB. Uno dei motivi per avere un sistema operativo è proprio la stazione del dato, avere delle librerie che uno può utilizzare per scrivere, per concentrarsi sulla scrittura dell'applicazione invece di scrivere tutti i driver ogni volta. Ok, prossimo passo, perché non prendere un sistema operativo che c'è già e buttarlo sul microcontrollore? Linux è disponibile, sono disponibili i sorgenti, il compilatore di GCC c'è per ARM, lo prendete, lo compilate, lo buttate. Purtroppo non funziona perché i requisiti di memoria non sono sufficienti. I microcontrollori di solito non hanno la MMU, ma questo non è un fattore limitante perché c'è UC Linux che funziona anche senza. Il vero fattore limitante è che anche UC Linux ha bisogno di un mega di RAM e siamo fuori di ordine di grandezza rispetto alla quantità di memoria disponibile in un microcontrollore. Uno può pensare, vabbè, ma è solamente un limite temporaneo, no? Fino a un po' di tempo fa c'erano solo 68 byte nei microcontrollori, adesso ce ne abbiamo 128k, se ci va bene, forse in un futuro avremo tutti più di un mega di RAM e faremo girare Linux. In realtà è un problema nei microcontrollori, nel mondo dell'embedded, che l'obiettivo non è buttare tante risorse per fare un task, no? Ma è utilizzare le risorse minime necessarie, o diciamo un valore ragionevole di risorse per svolgere il task. Se dovete gestire una DC, un display LCD o qualcosa del genere, è abbastanza inutile avere un mega di RAM, questo è un processore potente. Queste robe vi consumano corrente, vi costano, aumentano il costo del dispositivo finale, diciamo. Quindi nel mondo dei microcontrollori c'è questa tendenza ad utilizzare le risorse necessarie e non di più. Quindi questo problema di far girare un sistema operativo con poca memoria c'è adesso e ci sarà molto probabilmente anche in futuro. Un esempio è che i microcontrollori con un centinaio di byte di RAM sono ancora molto comuni. Un annetto fa ho scritto un programmino per un Actini 26, che è un microcontrollore della Atmel, stessa famiglia di quelli della Atmel, e aveva 128 byte di RAM.
per il task che dovevo fare, leggere da 12 e printare sul display, era perfetto, non c'era bisogno di utilizzare, diciamo, di così. Ok, adesso introduciamo, diciamo, la soluzione che sto sviluppando io, ho iniziato a sviluppare per passatempo, diciamo, dopo è diventata la mia tesi della triennale, adesso è diventata la mia tesi della specialistica e quindi diciamo che sto continuando a sviluppare. Il nome del kernel è Meiosis. Il microcontrollore, come abbiamo visto, hanno due memorie, una RAM e una flash. Se voi vedete all'interno di un router wireless, avete più RAM che flash. Perché all'interno di un router wireless non c'è un processore, un microcontrollore, c'è un microprocessore. È pensato per far girare Linux, perché Linux gestisce bene il networking e quindi è conveniente, diciamo. C'è più RAM che flash perché i sistemi operativi tradizionali, diciamo, che Windows, così, no? Sono pensati per prendere un'applicazione e prima di eseguirla la si carica in RAM e poi la si esegue lì. Anche il kernel stesso viene caricato in RAM prima di essere eseguito. Quindi serve sempre più RAM che flash. Nei microcontrollori invece succede l'opposto. Il produttore di solito, ho visto pensare un esempio dove avete più RAM che flash in un microcontrollore. Probabilmente ce ne saranno, ma saranno microcontrollori, diciamo, poco diffusi o architetture particolari, no? Perché sono pensati per eseguire direttamente codice dalla flash. Il produttore si preoccupa, diciamo, di fare delle ottimizzazioni in modo che la flash sia veloce e tutto, no? Che non ci siano penalità nel eseguire codice dalla flash. E la memoria RAM viene utilizzata solo per i dati, lo stack lì, quindi le vostre variabili vengono memorizzate lì, mentre il vostro programma viene memorizzato nella flash. La particolarità di Meiosis è che non ha un loader, contrariamente a Linux o ad altri sistemi operativi. Quindi voi dovete scegliere le applicazioni che volete mettere, che volete compilare, le compilate staticamente sul vostro PC insieme al kernel e formate un FIAM, un file che prendete, buttate sul microcontrollore nella flash, rimane lì e viene eseguito da lì. In un certo senso sarebbe come se Linux per aggiungere un'applicazione dovesse ricompilare il kernel o qualcosa del genere. Per un sistema desktop è assolutamente inaccettabile, per un microcontrollore invece è una scelta ragionevole perché fa un buon uso delle risorse. Quanti giga prende il ricompilare il kernel? No, la cartella con il kernel e tutto sarà 3 mega, 4 mega. Quindi la proporzione c'è sempre alla fine, cioè nel senso, per fare un film da una trentina di kilobyte vi servono un 3 mega di file temporanei, diciamo, di sorgenti e di file oggetto. Per compilare un film da 8 mega vi serve qualche giga. È sempre così, diciamo. Di solito i file prodotti da GCC hanno anche le informazioni di debugging e cose del genere che poi vengono stripate nel firmware, no? Quindi i file temporanei di solito sono più grossi. Il primo vantaggio, come abbiamo detto, è che si risparmia RAM. Se il codice e le funzioni, le classi, diciamo, vengono messe in flash, non devono essere caricate in RAM, si può utilizzare tutta la RAM per lo stack link, quindi per le variabili. Questo è il trucco principale che consente a Meiosis di stare nei microcontrollori mentre Linux non ce la fa. Il primo svantaggio, come abbiamo detto, è che non si può caricare il codice dinamicamente. Qui lo svantaggio dipende dall'applicazione che dovete fare, diciamo. Se serve un'applicazione espandibile è meglio non orientarsi sul microcontrollore, diciamo. Per esempio nel mondo dei router wireless si passa direttamente ai microprocessori. L'altro vantaggio, che può non sembrare evidente all'inizio, ma dopo che ci si pensa è abbastanza ovvio, il fatto che non si può caricare codice dinamicamente significa che io so a compile time tutte le funzioni e tutte le classi che utilizzo. Quindi significa che se io per esempio la printf non la uso in nessuna parte del programma, non sono obbligato a lasciarla dentro nella libreria del C, perché tanto non la usa nessuno, no? Se invece devo fare un sistema operativo dove il codice viene caricato dinamicamente, io nella libreria del C devo lasciarci tutte le funzioni, perché non so quali saranno usate delle applicazioni che saranno caricate a runtime. Questo consente quindi di ridurre anche l'occupazione di flash. Le librerie del C e del C++ sono particolarmente grandi, però si riescono ad utilizzare comunque utilizzando questo trucco. Raramente un'applicazione utilizza tutte le funzioni della libreria del C e del C++, quindi è un vantaggio. Meiosis, come abbiamo detto, può essere considerato un kernel monoprocesso multithread. Dato che non si può caricare dinamicamente applicazioni e dato che non c'è un NMU che consente di fare la vera separazione della memoria, Meiosis non si preoccupa neanche di fornire i processi. Quando finisce il boot del kernel, passa il main.
il main, l'unico main che c'è in tutto il sistema, diciamo. All'interno di questo main però potete generare thread, quindi avete comunque il parallelismo che vi consente di eseguire task paralleli in modo efficiente e scrivendo codice ad alto livello. Questa è un'immagine che ho fatto ieri, giusto per la conferenza, per dare un'idea, diciamo, di cosa c'è all'interno del kernel. In alto, subito sotto l'altro, c'è il World Support Package. Meiosix è pensato, diciamo, a due livelli, a livello di architettura e di board. A livello di architettura attualmente ce ne sono due, che sono l'LPC 2000, che sono microcontrollori ARM 7 sviluppati dalla NXP, che era il porto originale, e gli STM32, che sono sviluppati dall'ST e sono degli ARM Cortex-M3 rispetto agli ARM7, sono più moderni. A livello invece di board, si può customizzare il board super package proprio per la board che si ha a disposizione. Per esempio, dopo lo vedremo, questo è un lettore MP3 che sto facendo per passatempo, è basato su Meiosix ed ha un Cortex-M3. Questa invece è una board di sviluppo dell'ST, anche questa è basata su Cortex-M3, eppure hanno bisogno dei driver, specialmente per i display diversi, diciamo. Quindi è possibile fare questa customizzazione. Poi abbiamo il base kernel e gli scheduler. Una delle caratteristiche del kernel Meiosix è che è possibile compilarlo con vari tipi di scheduler. Questo si può fare solo a compile time, non si possono switchare scheduler a runtime, no? Ma a compile time io posso scegliere se utilizzare lo scheduler a priorità, che è il primo che è stato implementato, diciamo, lo scheduler control based, che è quello che sto sviluppando come tesi, che è un link tra il mondo del software e il mondo dell'automatica, in quanto utilizza la teoria del controllo per gestire lo scheduling dei processi. Viene visto appunto lo scheduling come un problema di controllo e viene fatto un regolatore per effettuare il controllo, per avere un andamento voluto, diciamo. Dopo, se c'è tempo, lo mostrerò un attimo. E l'EDF, che è uno scheduler real-time classico, diciamo. Oltretutto c'è la gestione della sincronizzazione, abbiamo i mutex, le condition variable, locked queue, un po' di robe del genere. Due API dei thread, quella nativa che è la prima ad essere sviluppata, basata su CPU object oriented, quindi avete le classi thread, classi mutex, cose del genere, e un'interfaccia standard che è quella basata sui POSIX thread. Non è attualmente implementato tutto, mancano cose avanzate come log storage o cose del genere, però avete le feature base, diciamo. Thread, mutex e condition variable, diciamo, che consentono di sviluppare applicazioni parallele, o consentono di sviluppare la maggior parte delle applicazioni parallele. Poi abbiamo, sempre collegato al support package, il supporto per la console IO, diciamo, dove viene redirretta la printf, di default viene redirretta su una porta seriale, in modo che viene collegata con un cavo al computer, vedete i messaggi di debug sul vostro PC. E la gestione del file system, per ora viene supportato il classico FAT32. Questi sono collegati già di default con la libreria standard del CDGPU, quindi se voi partite con una board già supportata, scrivete int main, printf e hello world e non dovete fare nient'altro, diciamo. Tutto il codice che c'è sotto è già stato implementato. Se fate fopen, idem, diciamo. Di default, per esempio, per questa board che ha una scheda microSD, se fate un fopen create un file sulla memoria microSD. Portabilità abbiamo già detto, per adesso supporta le architetture STM32 e LPC2000. Librerie. Uno degli ultimi sviluppi del kernel Meiosix negli ultimi mesi è l'idea di sviluppare delle librerie per gestire dei task particolarmente complicati, diciamo. L'idea è che non serve scrivere una libreria per ogni singola periferica di ogni microcontrollore, la distribuzione è male in corretta, si legge il datasheet e lo si implementa il driver. Ma io credo che male è pensato per chi già sa programmare i microcontrollori, non è pensato per gli utenti che non saprebbero scrivere, non sanno da dove partire per scrivere un driver, per quello c'è Arduino, lo vediamo dopo. Però ci sono delle periferiche come per esempio la USB, per cui il problema non è che una persona non è capace di fare un driver USB, ma è che ci vuole molto tempo, perché bisogna scrivere molto codice. Per esempio già il driver attuale sono 8000 righe di codice C++. L'idea è che se io devo sviluppare un'applicazione e ho bisogno subito della USB, non è che posso prendere e mettermi a scrivere un driver per la USB.
in generale i produttori, per esempio il produttore ST che è il produttore di questa scheda, offre un driver USB, però di solito il problema è che è vendor specific, cioè nel senso contiene dei dettagli implementativi di questa board, quindi se voi utilizzate questo driver funziona, la vostra applicazione funziona solo su questa board, mentre il driver è l'infrastruttura che sto sviluppando, ha un'interfaccia che dipende solo diciamo dallo standard USB, non contiene dei dettagli implementativi tipo in che locazione di memoria della double port RAM dovete andare ad allocare un buffer che è un endpoint o cose del genere diciamo. Voi scrivete i vostri descrittori degli endpoint, per chi ha un minimo di conoscenza della USB dovrebbe sapere di cosa sto parlando, e tutto il resto è indipendente dalla piattaforma diciamo. L'altro problema delle librerie prodotte dal vendor è che non si integra con il kernel Meiosis logicamente. La USB funziona tra virgolette come i socket, cioè nel senso è possibile fare più canali di comunicazione paralleli, più pipe, e effettuare trasmissioni in parallelo tra i due, no? Quindi è conveniente, per, proprio come abbiamo detto prima, mettere due thread in attesa, ognuno sui due canali di comunicazione, piuttosto che scriversi le state machine, piuttosto che gestire tutto con gli interrupt, no? Per fare questo occorre però che la libreria USB sia a conoscenza del fatto che esiste un kernel, diciamo. E quindi questo è il motivo per cui ho sviluppato questa libreria. Questo invece è uno sviluppo recente, non è ancora stata pubblicata, la MXGUI, che è una libreria per la gestione di display. Questo è un altro task che viene abbastanza difficile da effettuare, ma scrivere una libreria indipendente dall'hardware per la display per microcontrollori richiede un bel po' di linee di codice, no? Quindi sviluppare un API indipendente dalla piattaforma ha diciamo un valore aggiunto. In futuro forse se avrò tempo e se avrò dell'hardware adatto implementerò uno stack TCP/IP oppure prenderò una libreria preesistente e la integrerò all'interno. Per esempio la libreria del PrintSystem, non l'ho scritta io, è una libreria già esistente, già funzionata, diciamo, l'ho semplicemente integrata nel kernel. Non sempre la soluzione migliore è reinventare la ruota, diciamo. A volte basta integrarla. Dicevo se ho hardware, perché però adesso con le schede di sviluppo che ho non ce n'ho nessuna che ha un hardware in grado di gestire da internet. Ok, le slide sono finite. Andiamo qua, lo compiliamo. Perché è nella cartella sbagliata. Project, il kernel ci mette poco a compilare, contrariamente a un kernel Linux perché è molto piccolo diciamo. Iniziamo a caricare. Ok, ha finito. Make program è una regola dell'ambiente, cioè nel senso dei makeway di Meiosis che si occupa di caricare il film sul microcontrollore, poiché come abbiamo detto viene scritta su una porta seriale, apriamo screen sulla seriale per vedere l'output. La prima volta che lo faccio di solito questo adattatore seriale USB ha problemi con il cambio del baud rate veloce, quindi sta caricando il binario. Ok, quello che vedete sopra di output un po' incasinato è per il problema del cambio del baud rate di questo adattatore, sotto vedete comunque l'hello world. Se lo eseguiamo una seconda volta, mettiamo a vedere qua, il problema del baud rate non c'è più e quindi vedete il bootlog del kernel sopra e poi sotto l'hello world che è l'unico, ok, Meiosis 1.57. Il kernel parte, il file system no perché non c'è una microSD dentro, dice quanta memoria IP è disponibile nel sistema e stampa il hello world perché è quello che abbiamo fatto diciamo. Ok, ultimo esempio e poi ho finito. Allora, questo diciamo è un po' un preview di quello che sto sviluppando adesso, che è la libreria MXGUI. MXGUI si pone come obiettivo, un attimo, siccome si pone come obiettivo di essere una libreria indipendente dalla piattaforma per sviluppare interfacce utente su microcontrollori. Il problema principale di microcontrollori è che avendo poca RAM non possono contenere un free buffer in RAM.
quindi bisogna effettuare tutto il drawing, tutte le primitive di disegno devono essere effettuate direttamente sulla memoria del display. Librerie preesistenti come Qt ad esempio non hanno questa feature e quindi si tratta di sto implementando una libreria mia che cerca di funzionare, che cerca di fornire delle feature. Allora, tra queste feature c'è un simulatore che è in grado di simulare non tutto il kernel meiosic, ma solo le librerie grafiche, in modo da poter sviluppare l'applicazione GUI sul proprio PC e poi caricarla sulla scheda microcontrollore. Questo make è quello su PC, genera un binario Qt Simulator, perché sotto utilizza il backend per PC utilizza Qt, il backend per microcontrollore no, come abbiamo detto, perché Qt non è pensato per funzionare senza SecBuffer. Okay. La citazione è da gioco Portal. Okay. Questo è un esempio di touchscreen. Il touchscreen viene emulato con il mouse sulla piattaforma PC e qua invece viene disegnata l'immagine, diciamo, schiacciando questo pulsante. Lo stesso codice, proprio lo stesso sorgente, può essere compilato per il microcontrollore. Questo è il lettore MP3 che sto sviluppando, non lo faccio girare sulla board di sviluppo dell'ST perché non ha un touchscreen, ha un display ma non ha un touchscreen. Faccio partire il bootloader e carichiamo. Wow, failure dell'ultimo momento. Come al solito succede sempre qualcosa di strano durante le presentazioni. Fatto bene. Tanto c'è uno nell'open day. Ho detto sbagliato. Ricompiliamo tutto. Come vedete, toccando con il dito sul touchscreen si ha lo stesso effetto dell'applicazione che gira sul simulatore. E schiacciando qua compare l'immagine. Con questo invece si spiega.